Solo la vittoria, non importa in che modo, non ci sono alternative. Sarà così da qui alla fine. 5 partite, 3 in casa, 2 fuori. Subito il Pontedera, all'andata il punto più basso della stagione biancazzurra. Toscani ormai virtualmente salvi, ma in chiara flessione. Un punto nelle ultime 4 partite, un solo gol realizzato. Auteri. 5 partite, secondo me l'ultima conta poco, chi è avanti sarà avanti all'ultima. Sono queste 4 partite determinanti. E soprattutto queste tre prima, diciamo, della piccola pausa di Pasqua. Si gioca per vincere, si gioca per vincere, perché è il momento in cui gli obiettivi non è che devono essere soltanto perseguiti, devono essere ottenuti, e quindi questo è il momento. Per i biancazzurri una difficoltà evidenziata anche a Teramo, ovvero quella di stanare le squadre che si chiudono a riccio. Lo abbiamo sempre detto, in questi casi bisogna muovere velocemente la palla, soprattutto muoversi senza palla per non dare punti di riferimento. A Teramo nel secondo tempo non è accaduto. Poche idee, 0 tiri in porta, bisogna migliorare. La conferma nelle parole del tecnico biancazzurro. Davanti ci dobbiamo migliorare, andremo a trovare sempre squadre chiuse, perché questo sarà il motivo dominante di queste partite. Dovremmo essere bravi a trovare i varchi e gli spazi, dovremmo muoverci di più per andare dentro, e magari perdiamo gli attimi, allora continuiamo a costruire, continuiamo a mantenere il possesso, però dovremmo cercare di essere più immediati. Su questo abbiamo lavorato. Senza dubbio Pescara più solido rispetto al girone di andata, incassate 7 reti in meno, 19 contro 12, addirittura 4 clean sheet nelle ultime 8 partite, quarta migliore difesa, più o meno gli stessi gol realizzati, 21 contro 20. Indisponibili Drudi e Chiarella a causa infortunio, i nazionali Sorrentino e Blanuta, lo squalificato in grosso, tre pali, secondo gettone, soprattutto debutto all'Adriatico per Alessandro Jacobucci, pescarese doc. Ecco perché. Giocherà Jacobucci perché, rispetto a Di Gennaro, che come sapete ha avuto un infortunio superato ormai abbondantemente, ha più continuità di lavoro, semplicemente per questo. Non è una bocciatura per nessuno, sono due grandi portieri, due ottimi professionisti, due ragazzi esemplari veramente, però giocherà Jacobucci. 4-2-3-1, altra novità sostanziale nel cuore della difesa, Gherardi al fianco di Janes, davanti Clemenza e Rauti, vantaggio su Dursi a supporto di Ferrari. Tra i convocati torna Cernigoi, che naturalmente partirà dalla panchina. Il Pontedera di Maraia è decimo in classifica, ultimo utile in chiave playoff. Squalificati Milani, grande protagonista del match di andata, l'esperto centrale specie ai margini per infortunio, il giovane difensore Pretato e il terzo portiere Santarelli. Dal primo minuto 5 under, nessuna deroga, sistema di gioco 3-5-1-1, tre pali Melgrati, Matteucci, Shiba e Bakayoko nel cuore della difesa, sulle fasce Perretta e Regoli, Caponi in cabina di regia, panchina per l'ex Foglia, mezzali Catanese e Barba, forse Serena tra le linee, giocatore adattato, a ridosso di Simone Magnaghi, dice il capocannoniere con 15 gol ma solo 2 nel girone di ritorno, soprattutto a digiuno, da 6 partite. Pontedera è una squadra che gioca un 3-5-2, una squadra che fa molta densità, che si difende molto bene nella propria metà campo. Dobbiamo giocare veramente con grande accanimento, con grande cattiveria agonistica, con grande lucidità, perché come ho detto prima, adesso è il momento di quagliare, ecco, quindi adesso i punti non si possono perdere, non li dobbiamo perdere.